caffè, ci siamo. Acqua. No, grazie. Direttore, allora ci siamo. Buongiorno, già, grazie del tuo tempo qua. Forse riusciamo a farlo su Instagram. Allora, il direttore Metano è a Firenze, possiamo dirlo oggi? Sì, per questioni private. Questioni familiari, e quindi noi gli ho chiesto se la sentiva di farmi le domande più cattive, lui ha detto più scomode. Scomode, cattive implicano un accanimento, no? E lei non si accanisce, eccolo, ecco, guarda. Vogliamo mettere orizzontale o no? No. Secondo me Instagram meglio lì, va bene. Perfetto, abbiamo messo anche Instagram. Allora. Vai, eccolo qua. Allora. Le domande più cattive. No, cattive no. Allora, innanzitutto, in questo momento c'è un ministro dell'istruzione, una ministra dell'istruzione che è bersaglio di parole durissime e di manifestazioni addirittura all'interno della Camera. Ho rivisto le stesse scene della Giannini per una questione molto simile, peraltro, un tentativo di consolidamento del corpo insegnante che non andava incontro alle speranze della massa dei precari. Non è un film già visto, e non è che voi forse siete incoerenti in essere stati difensori, ovviamente arcigni nel governo Renzi della riforma della buona scuola, tra l'altro non ha portato fortuna né elettoralmente né in senso stretto, e adesso molto più freddi nei confronti di una linea che, qualsiasi sia il giudizio della ministra, in realtà è la linea di dire facciamo il concorso e non la cosa ministeriale, l'anzianità fa grado, cose di questo genere. No, su questo ultimo punto, direttore, noi siamo stati dalla parte della ministra, sul punto del concorso, a differenza del PD. E quindi abbiamo sostenuto... tanto ci segnalano i problemi vediamo se riusciamo su Instagram a evitare problemi, eccolo qua, così dovrebbe funzionare meglio. Becchiamo anche il direttore. Quindi no, sull'ultimo punto non sono d'accordo, sul resto sì, hai ragione tu. Io dico che la questione della scuola è veramente il principale problema che abbiamo avuto in questo periodo, l'ho scritto anche nel libro. Abbiamo chiuso le scuole prima delle funivie, prima degli impianti sciistici, e contemporaneamente le riapriamo dopo tutto, dopo il campionato di calcio, dopo i pub, dopo i locali. Quindi, indipendentemente dal giudizio sul ministro che è articolato, però sul caso di specie noi siamo andati d'accordo con il ministro, su altro un po' meno, sulla maturità un po' meno, io penso che la cosa drammatica sia il fatto che noi non stiamo dando la giusta attenzione alla scuola, e questo vale per tutti. Spero che ci si dia una svegliata e che si metta la scuola al centro, perché persino Boris Johnson, che è Boris Johnson, prima ha riaperto le scuole, e poi ha riaperto i pub, allucinante. Ecco, questo però è un po' la questione generale. Ne parlavamo già ai tempi del governo Renzi, non so se te lo ricordi. E me lo ricordo. A quel tempo, cioè, sembra le tue maratone mentana quando sì, non sì, si parte. Sì, vedo che fai la regia. Ma ecco, quello che non si capisce è una disattenzione quasi, quasi voluta nei confronti dei giovani. Cioè, che come si sa sono una parte residuale del corpo elettorale, non hanno la forza e la capacità di spesa che hanno i nonni e nemmeno i padri, e con ciò vengono, cioè la cosa clamorosa in questo paese è che appunto noi abbiamo avuto il più lungo lockdown del mondo, no? In cui tutti, meno i giovani, sono stati tenuti presenti. Adesso abbiamo il dopo lockdown più lungo del mondo probabilmente, in cui ci si continua a non occupare dei giovani, nel senso le università, per dire, cioè ciò che riguarda i giovani dai 18 anni in su fino a 25 anni, sono chiuse senza che nessuno dica niente, no? I giovani non possono andare da nessuna parte, se dopo 2 mesi lockdown vanno a farsi una birra, come l'anatema, arriva l'anatema, cioè avendo avuto chi prima e chi più tardi 20 anni tutti. Questo è un atteggiamento che non tiene minimamente conto di come è fatto un paese. Ma questo è il minimo, la birra, l'ape cena. A settembre si tenteranno di salvare i posti di lavoro esistenti, si salveranno le pensioni, ma nessuno salverà chi deve entrare al lavoro. I giovani non entreranno al lavoro neanche stavolta. Questa è la grandissima questione sociale, che si innesta su quell'altra, perché uno potrà dire, ma come facciamo a trovare lavoro per i giovani se stiamo avendo anche, che so, 1 milione di disoccupati tra chi sta già lavorando? Ma questo non assolve, questo è un cambio che non c'è stato di prospettiva. Non sto a dire Silicon Valley, media dei lavoratori, 30 anni qui, la media dei lavoratori molto più alta, non sto a fare tutto il discorso, la
le società a massima capitalizzazione sono state costituite negli ultimi 25 anni da gente che aveva 30 anni. Qui io dico sempre, l'assemblea di Confindustria sembra sempre la piscina di Cocoon senza i vantaggi benefici di quella piscina. E allora, su questo non siete tutti fuori con l'accusa? Su questo punto, così esposto, stiamo a distanza, vedete, la riflessione che devo fare outing, nel senso che questo tema Mentana me lo pone da almeno 7 anni forse, ti ricordi, la prima volta che mi intervistasti era quando mi candidai a segretario del PD a Genova e mi facesti una critica, era anche un libro anche allora, già c'era la presentazione di un libro, quindi devo riconoscere che è un punto su cui il direttore Mentana ha sempre insistito e peraltro è anche, diciamo, causa di una sua iniziativa imprenditoriale. No, cioè, l'hai sostenuta così, cioè tu hai sempre detto bisogna che la generazione tua deve aiutare, restituisca però qui, qualcosa. Questo è un altro discorso. Ti faccio ragione. Qui in generale però voi, la politica, il governo, tu sei un grande elettore, fa ridere detta così, no, ma non per il grande, l'elettore di Conte, del governo Conte, sono piccolo anche elettore, doppia risata, no? Aspetta, io te la dico così, secondo me il tema della gioventù, della nuova generazione e del fatto che c'è una generazione tagliata fuori, io l'ho messo centrale nel libro, l'ho messo in copertina addirittura con l'immagine, perché c'è Enea, è tagliata l'immagine di Anchise, simbolo, ahimè, della distruzione di una generazione, ma c'è Ascanio, che è protagonista di sta vicenda, perché è quello che paga. Cioè uno va al ristorante e paga il figlio, paga il nipote. Quindi c'è un tema intanto di costo, 80 miliardi li prendiamo a debito prima di prenderli in Europa. Di e chi li restituirà? Loro. Li restituiranno loro, quindi c'è un primo tema. Secondo tema, questa è la grande sfida di quella che Conte dovrebbe considerare negli stati generali o quello che saranno, cioè far sì che questi denari vadano a dire ai ragazzi di 20 anni, 25 anni, 30 anni, provateci, giocatevela. Perché il rischio oggi qual è? Che noi mettiamo questi 80 miliardi tutto in cassa integrazione, in redditi di emergenza, in sussidi, in assistenzialismo, per carità. C'è gente che non arriva alla fine del mese, prima qualcuno diceva, vedete quanta gente è in coda al banco dei pegni, o gente che raccontava, ve lo diceva Andrea Guerra, che fa il volontario per emergency, a Milano, le famiglie normali che sono in coda presso le mense del Banco Alimentare di Emergency della Caritas. Quindi il tema esiste, però bisogna dare una mano ai ragazzi per farlo. Insomma, c'è un punto però che ci divide, non che ci divide, ma sul quale io non ho riflettuto a sufficienza. Mestiere, quindi... No, ma io non ho riflettuto a sufficienza, lo dico per me. Se vuoi ragionare dei giovani, devi immaginare qual è il mondo di domani. Io una volta ti dissi, in una trasmissione a Bersaglio Mobile, prima delle elezioni non venute benissimo, quelle del 18, diciamo così, dissi, tu raccontasti come lo immagini, lo chiedi la robotica, tu hai detto. Io dissi la robotica, dopodiché uscì e dissi, che coglione che sono stato a dire la robotica, a nessuno gli interessa la robotica. Però la robotica... Vedi che su una cosa siamo stati d'accordo. La robotica, l'intelligenza, non ti devo toccare, l'intelligenza artificiale e tutto il resto, non interessa a nessuno oggi, ma è quello che serve tra 10 anni. Direttore, cioè se tu non fai adesso... L'idea della città di domani non lo fai, non la recuperi l'occupazione giovanile, cioè in altri termini, se vuoi essere coerente con quello che tu hai detto, cioè bisogna investire sui giovani, bisogna immaginare un mondo di domani, che è quello, medicina personalizzata, non discussioni del titolo quinto sulla sanità, intelligenza artificiale, non tradizionali mestieri o difesa delle rendite di posizione. Ecco perché secondo me il tuo ragionamento manca di un pezzo. Sì, parlare dei giovani se hai una visione dei prossimi anni. Sì, ma la visione, cioè, ovviamente, questo è il problema. I giovani sono il futuro, ma anche senza i giovani il futuro. Cioè la questione, tutti hanno citato nel corso della loro vita politica la famosa frase di De Gasperi. I politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle prossime generazioni. Giusto. Qui, ovviamente, De Gasperi non è evidentemente gettonato, nel senso che tutti pensano alle prossime elezioni, chi le vuole anticipare? Salvini oggi dice a ottobre. Salvini sta tranquillo, non sereno ma tranquillo, sì. Però visto che ti cita alla fine, dice no, contro il ritorno al proporzionale, sennò si resta in balia di un Renzi qualsiasi. Ora, io ne conosco uno solo di Renzi. Vabbè, insomma, voglio dire, Renzi qualsiasi, Salvini fa bene a fare ironie su Renzi qualsiasi. È quello che gli ha permesso di stare al tappeto tranquillo, era per l'appunto
va bene così, quindi dice, non c'è problema. La rivendico quella mossa del cavallo lì. Una serena, gli hai garantito una serena vacanza. Io, serene, l'ho fatto stare sereno, però il concetto è che hai ragione, ma il tema fondamentale è che le elezioni, diciamolo così, apriamo, chiudiamo una parentesi, tanto non si vota. Immagino un paese, si vota nel 2023. La domanda è, arriviamo con questo sistema elettorale o mettiamo finalmente un meccanismo nel quale vince Renzi, vince Mentana? Cioè, diamo un senso alle maratone Mentana o lasciamo soltanto i virtuosismi del prode direttore che andare a interpretare i risultati? Ho l'impressione che tu sia quello più convinto di tutti che non si debba avere il sistema dell'elezione diretta. No, io dico la verità. Secondo me in questo paese, come in tutti i paesi democratici, si continuerà a votare il giusto, quando è giusto votare. Giusto. E poi si crea un sistema che fa capire che... Però il vero problema del nostro paese è che avevamo portato di mano ai tempi del maggioritario questo obiettivo. Adesso non si capisce più quanti poli ci sono in questo paese. Quindi il vero problema è che la politica si identifichi, si qualifichi. Io sono da questa parte, io sono per questo, io sono per quest'altra cosa. Da questo punto di vista... Voi vi avvicinate agli Stati Generali, che sono una situazione ridicola, perché né i partiti di destra, né i partiti di sinistra, né i movimenti nuovi, né i sindacati, né gli altri corpi intermedi hanno mai elaborato un'idea di futuro. Cioè il futuro è agosto, no? Il massimo che si vede è agosto. Nessuno pensa, in questi mesi, proprio in prospettiva di questo, sono andato a rivedermi Piano Marshall, l'applicazione in Italia, Tremelloni, il piano casa di Fanfani, la nota aggiuntiva di La Malfa, il documento di programmazione di Ruffolo. Cioè, questo paese, quando è dovuto uscire da altre emergenze, ha dovuto elaborare programmazione, progetto, futuro. Chiarissimo. Dalla fine di febbraio noi sapevamo che ci trovavamo a questa situazione. Nessuno ha fatto i conti. Beh, nessuno, il libro volesse anche un tentativo di raccontare questo. Nel libro c'è qualcosa. Nel senso che io non ho, ovviamente, non sono più il Presidente del Consiglio, non sono un membro del governo, ma cerco di... Non te ne accorto? Noi scherziamo, ma stando... Riso amaro. Però il punto vero è, condivido talmente questa tua riflessione, che forse per la prima volta, sputato il rospo degli anni precedenti, cerco di fare un ragionamento totalmente incentrato sul domani. Anche perché la fregatura è che gli altri lo fanno. Cioè tu hai citato giustamente una serie di passaggi per i ragazzi più giovani, quelli che ci seguono su Instagram, tutte le cose che ha detto Mentana sono interessanti, sarebbero da studiare, dal piano Marshall, che è il momento della ripartenza dopo la Seconda Guerra Mondiale, al piano casa di Fanfani, che ha segnato la storia degli anni 60, 50-60, la ripresa, il centro-sinistra e tante altre vicende, fino alla Malfa, Ruffolo e tutto ciò che ha visto nel corso degli ultimi anni. Il problema è che la politica sembra parlare di un quotidiano costante, anche perché seguiamo i sondaggi e basta. Cioè la gente sta il lunedì a aspettare che tu tiri fuori il dato SVG o il dato di Masia su Agorà, dice, abbiamo fatto lo 0,2 in più, lo 0,2, e poi non si vota e quindi non cambia niente quel sondaggio, sono valori fluttuanti che non servono a nulla. Allora, noi abbiamo tentato di dire, gli altri paesi stanno o non stanno costruendo il futuro? Sì, la Merkel ha fatto un progetto per i prossimi 10 anni, che lei non vedrà, modello... Io ci andrei piano, ecco, no, sì, ok, è una sorta di Andreotti in gonnella, però... Cioè, io fossi un tedesco e avessi delle idee compatibili con la Merkel, le chiederei di restare o di tornare prima o poi, bisogna vedere, no? Sì, secondo me, io la Merkel, a lei l'ho detto anche personalmente, io le avevo detto che secondo me lei avrebbe dovuto fare il segretario generale dell'ONU. A questo passaggio, sai che c'era il passaggio dove toccava un europeo ed è andato il portoghese, però ora diciamo questo vedremo, le avevo anche suggerito nel mio piccolo. Ti interrompo però, come fu quella questione del viaggio dalla Merkel quando c'era ancora Letta a Palazzo Chigi? Improvvisamente la Merkel vuole conoscere Renzi. Lei mi aveva chiamato ad aprile con il governo Monti, poi arrivò l'incarico Enrico, l'incarico di formazione del governo aprile 2013, e quindi concordammo... Lo ricordo perché, come dire, ricordo il tuo nome solo perché penso a lui costantemente. Lo so. E in questo mi rassereno. In quello si sta tipo, Enrico, stai sereno. Il punto vero è che poi lei mi chiamò, io lo dissi al Presidente del Consiglio, e andai regolarmente. Però la Merkel, dicevamo, può avere un ruolo internazionale, spero che lo abbia, però nel 2021, secondo me, lascia davvero a settembre del 21. In ogni caso, che lascia o no, lei ha indicato una strada per i prossimi 10 anni. Cioè, c'è una visione
2030, 2030 nel lavoro della Merkel, ha messo decine di miliardi e dice andiamo lì. A me piacerebbe che l'Italia facesse una cosa del genere, cioè che non continuasse una discussione emergenziale sulla base dell'ultima diretta Facebook da fare, sulla base dell'ultimo messaggio da guardare, dell'ultimo sondaggio, ma una visione strategica. Un po' nel libro c'è, dai, devi riconoscere, sì, che il tentativo di questi fare questa cosa c'è. Però, poi non basta, naturalmente. Però la questione resta la stessa. Di fronte a questo, perché non c'è una sessione parlamentare sul progetto a medio termine? Per me questo perché non c'è, invece di, cioè prima, perché non c'è un vertice di maggioranza? È possibile che ci sia, adesso ognuno può avere l'opinione su Conte che preferisce, però perché questa, tutto il mazzo di carte sta in mano al Presidente del Consiglio, che lo apre soltanto a Villa Panfili in questi stati generali? La politica imporrebbe che intanto il governo e la sua maggioranza dessero una scansione alle loro idee, che li confrontassero in Parlamento con le opposizioni e che poi si andasse al vaglio delle forze sociali o parallelamente. E qui è come considerato lo stesso piano Colao, no? Cioè c'è una commissione che lavora da più di 2 mesi. Nessuno sa, se non da interviste di Colao o indiscrezioni, che cosa c'è. Noi non lo sappiamo, per esempio. Ecco, l'ho letto chiesto ad altri membri della maggioranza. È possibile che questo piano Colao sia nella sola disponibilità di Palazzo Chigi e che arrivi poi fuori nel momento in cui lo vedrete contemporaneamente? Ministri, membri della maggioranza, membri dell'opposizione, sindacati, Confindustria, menti brillanti, qualora se ne trovino. Ti seguo. Il ragionamento mi convince molto. Bella anche l'idea di fare una diciamo sessione parlamentare, questo andrebbe sentito i vari responsabili dei gruppi parlamentari e naturalmente il Presidente del Consiglio, perché potrebbe avere un senso. Lì sai che sugli stati generali hanno discusso, ne avete dato conto voi della stampa in modo molto, molto serio, di uno scontro tra PD e Conte, perché il PD diceva non va bene come l'hanno organizzato. È bastato che io facessi la pace con Conte e immediatamente ha iniziato a ritirarci il PD. Però la sintesi vera, finale, secondo me, è che non importa qual è la forma giuridica con la quale si apre questa discussione, il punto è farla seriamente. Cioè io nel libro scrivo una cosa che, per esempio, mi aspettavo che creasse molto scandalo. Io dico che secondo me le aziende oggi, perché c'è un pregiudizio anti-industriale di larga parte della sinistra, io dico le aziende dobbiamo volergli bene, voler bene agli imprenditori, non insistere con l'atteggiamento anti-imprenditori che c'è. Però contemporaneamente gli imprenditori dobbiamo dargli i soldi per patrimonializzare, credito d'imposta al 25%, e allo stesso tempo, come se non bastasse, gli imprenditori devono dare almeno una percentuale degli utili ai propri lavoratori. La discussione è genere, magari è considerata una cosa che non ha senso, che non si può fare. L'emersione del contante, la voluntary disclosure, con il 10% di contante da tirare fuori, o meglio, da pagare il 10% sulle cifre di contante emerso, le infrastrutture, comprese quelle digitali, di questi temi si può parlare, solo che il problema, a mio giudizio, è che la politica preferisce davvero degasperianamente, o meglio, in modo anti-degasperiano, di pensare al day by day che non di avere uno sguardo lungo, di avere uno sguardo ampio. Questo è il problema. E il però nessuno ha impedito a nessuno di elaborare su questo. Cioè, il problema è che nessuno l'ha fatto con la scusa, con se stessi, non per carità, nessuno fa il furbo. Con la scusa che gli altri pensano all'oggi, quindi dobbiamo pararci perché gli altri pensano all'oggi. Se noi facciamo i fighi, facciamo i serbatoi di pensiero, i laboratori di ricerca, progettiamo il futuro e quelli ci fregano per il presente. Questa è la cosa che dicono tutti. Ma una forza politica vive di elaborazione. Cioè, quando tutti noi, è capitato a turno, a 20 anni di distanza nel nostro caso, eravamo giovani, c'era una prospettiva, un futuro, un sol dell'avvenire, un'idea di progresso. Adesso è tutto fermo, anzi addirittura abbiamo rinculato. Abbiamo raccontato dietro che il futuro fa paura, abbiamo fatto ancora peggio. Perché alla tua generazione, che è un po' più grande della mia, era comunque il sol dell'avvenire, tutte le discussioni sul futuro. Delle cose, cioè quando io mi ricordo quando c'è stato il divorzio, io mi ricordo quando c'è stato lo statuto dei lavoratori, erano conquiste. Io ho vissuto una fase dei miei 20 anni in un momento più delicato del tuo. Cioè, no, non è vero, perché anche te avevi no. Però noi avevamo i 17 anni, sono Falcone e Borsellino. Certo. Quindi ti seguo molto bene su questo punto. Però avevamo comunque un'idea del futuro. Qual è stato il problema degli ultimi anni? Che si è raccontato che il futuro
è diventato comunque un elemento di preoccupazione. Basta che le grandi aziende dell'ICT fanno male, c'è voluto Elon Musk che va sulla Luna per o meglio non sulla Luna, che va nello spazio, in SpaceX, per tornare a credere a questi progetti. Allora, il tema è complicato, per me è giusto riparlare di futuro. Nel libro io racconto, chiudo con una lettera ai ragazzi del futuro, ai ragazzi che hanno 20 anni oggi, ti dico, con quello che dice Sabino Cassese, se riuscissimo a trovare 1000, 1100 persone, 2000 persone che sono davvero patrioti e classe dirigente, noi cambieremo il paese. Sì, cambieremo il paese. Per farlo bisogna fare formazione politica. Soprattutto bisogna dire che cambiamo per cosa. Per quello bisogna leggere il libro. Che non bastano. Per questo bisogna leggere il libro. Certo. Leggete il libro, la mossa del Però Cavallo. Non basta. No, ci vuole qualcosa di più che leggere un libro. Io capisco l'interesse anche immediato, no? Chiaramente. Lavoriamo tutti per la Marsiglia. Sì, ogni socialdemocratico pensa agli interessi immediati e a quelli storici della classe di riferimento. Però qui la questione è che i giovani potrai fare scuole di partito, scuole politiche, scuole su scuole, però poi la scuola finisce. In queste scuole che cosa si prospetta? Se tu non insegni, se tu puoi dire che come finiscono i Promessi Sposi, ma sulla storia futura, su quello che succederà, su cosa vuoi che succeda, devi saperlo prima di aprire una scuola. E questo, la politica italiana è l'unica, cioè forse chi ha iniziato il lockdown dopo di noi l'ha finito prima di noi, ma non solo, ha già elaborato questi piani. Negli altri paesi ci sono già questi problemi, belli, brutti, giusti, sbagliati. Ma comunque e soprattutto negli Stati Uniti, dove si vota tra 6 mesi, le idee di futuro sono spiattellate e opposte, perché ci sono delle rappresentanze di interessi che si divaricano. E qui sembra una melassa. Una melassa assoluta. Sono d'accordo con te, direttore, e ti dico, questo è il mio cruccio, il mio obiettivo e anche il mio, diciamo, impegno, quello di cercare di, nel piccolo, dare un contributo in questa direzione. Però tre cose. Uno, condivido talmente il tuo ragionamento che ti dico che la Francia, che è in una situazione incasinata, peggio di noi per tanti aspetti, e che rischia nel maggio del 22, con le nuove elezioni, di avere una situazione complicata a livello di sovranismo, la Francia ha un progetto futuro. Cioè Macron ti può stare sulle balle o no, ma è uno che ha una visione del futuro, certo. Quindi ti seguo. Due. Anche Churchill perse le elezioni dopo aver vinto la guerra. Ora, cioè, non lo dire che qualcuno a Palazzo Chigi c'è Casalino, poi si emoziona quando gli dici Churchill. Lo so. Però da recentemente, prima non lo conoscevo. Questa è cattiva. Questa è realistica. Vabbè. Ti seguo. Il secondo punto qual è per me? Il secondo punto è educare i ragazzi al rischio. Terzo, certo, questo è un passaggio che però è importante, perché i ragazzi sono stati abituati a dire... Però li hai tenuti in naftalina bene, e quindi hai dovuto dargli lo smartphone, l'aperitivo... E il reddito di cittadinanza è la cosa peggiore, perché li educa a non fare una mazza dalla mattina alla sera e stare tranquilli. Ma io non credo che ci sia un giovane in Italia che preferisca il reddito di cittadinanza al lavoro. La stragrande maggioranza è come dici tu, non può essere. C'è un pezzo di attento sud che non diventi aiutato... una scusa, esatto, diventi una scusa della politica, dici, ma no, ma sono i giovani che sono pigri. Posso farti la terza, così tanto siamo poi in libertà. Qui c'è anche un problema vostro, non dico la stampa e basta, stampa ne ha migliaia, diciamo gruppo dirigente del paese, perché la classe dirigente del paese, che è fatta dagli editori, dai politici, dai sindacalisti, dagli imprenditori, dal mondo della classe accademica, i docenti, hanno acconsentito a un racconto del paese che ha in qualche modo incoraggiato i ragazzi a accontentarsi del sé politico. Questa è una cosa che c'è anche adesso, secondo me. Allora, ti prendo in parola e dico, ha ragione Mentana, la politica deve fare di più. E io ci sto e nel mio piccolo cerco di fare quella mia parte di compito. Questa è mia figlia che sta chiamando, che non è il caso, anche se è il suo compleanno, va bene. Il punto però, il compleanno oggi, la mia meravigliosa fanciulla fa 14 anni, però la cosa fondamentale è che noi abbiamo bisogno di fare la nostra parte come politici, ma voi avete bisogno di darci una mano, forse aiutando e incoraggiando molto di più le discussioni serie che non le discussioni quotidiane, perché quando io vedo, ad esempio, tutto il palinsesto, non tutto, non è vero, è scorretto, una parte del palinsesto che è dedicato al chiacchiericcio sul nulla. Cioè, ma perché i giornali devono dare 10 pagine alla politica e a parlare come si è svegliato Renzi stamattina, ora non più, come si è svegliato Conte? Proviamo a portare i contenuti veri, per esempio quelli che tu dici, per esempio quelli di come immaginare il futuro. Noi siamo stati tutti iscritti a giurisprudenza perché c'era stata la vicenda terribile della mafia,
Oggi ci sono un sacco di ragazzi che si iscrivono a biologia, a medicina, ed è molto bello. Che tipo di laboratorio immaginiamo per i prossimi anni? Come investire sulla medicina personalizzata? Ecco, su questi temi sarebbe bello che potessimo discutere tutti insieme. Ma voi lo potete fare? Cioè, bello, è chiaro che i giornalisti e i giornali, che non hanno un ruolo dirigente in questo paese, sono codisti sempre. È un peccato. Vi seguirebbero, ma la questione però è anche il leader del paese, cioè ci sono tanti discorsi. I giornalisti, però in America, io ti faccio un ragionamento, lo dico a te, non è così. New York Times, quando decide di fare quella copertina, Cazzarola fa una grande copertina. Fa una grande copertina, ma proprio il New York Times poi caccia il capo della oggi è successo la pagina degli editoriali, perché ha ospitato un editoriale di destra. E questo è francamente da una Bibbia della giornalismo. Della libertà di informazione. Ecco, è una cosa che un po' ti sconcerta. Poi ci sono ovviamente altri discorsi che entrano. Però la questione di fondo è che noi possiamo parlarne. Voi dovete parlarne. Cioè la questione è che qual è il luogo se non il Parlamento? Qual è il luogo se non la politica in cui si discute del futuro del Paese? La politica non discute del futuro del Paese, perché se no non sarebbero usciti. Sei seduto, stai tranquillo. Gli 80 euro, quota centro, il reddito di cittadinanza e tante altre cose. Tutti questi sono stati validi o meno validi pannicelli caldi. La prospettiva del futuro non c'è da tanto tempo, dai fondi pensione forse. Cioè, condivido il ragionamento, lo ripeto, condivido il ragionamento sul bisogno di futuro e ho scritto un libro per questo. Ovviamente ci vuole una difesa non d'ufficio degli 80 euro, che sono una cosa diversa. Perché 400 è tu devi andare in pensione prima. Però stava sull'esistente. Sì, no, hai premiato i lavoratori, già lavoratori, a reddito più basso. Perché in quella fase, che era il 2014, c'era bisogno di dare un segnale contro la diseguaglianza, per cui lo stipendio cresceva del super manager, per cui tu e io stiamo meglio, ma quello che a 980 euro non ce la faceva ed era giusto dargli una mano a quello lì e levare i soldi magari ai super dirigenti dello Stato che avevano con quella stessa misura ricevuto, incassato il tetto allo stipendio, e dall'altro era una misura per sostenere i consumi. Quota 100 è un'altra roba. È dirti: io ti faccio contento mandandoti un anno prima in pensione. E questo qui lo pagano i più giovani. Allora, sono due cose un po' diverse. Sì. Detto questo, chi se ne frega, nel senso che però ci siamo capiti. Le riforme strutturali, non si sa più neanche, non dico se ci sono state, cosa siano. Non mi parla di riforma a me, cioè ci ho perso la sedia, ci ho perso il posto sulle riforme. Ma quella è la riforma istituzionale. La riforma del mercato del lavoro, la riforma della scuola, tu sei partito dalla vicenda della scuola. Sì, certo. Te lo ricordi quando apristi il telegiornale con lo sciopero nel maggio 2015? C'era il 98% di insegnanti che hanno fatto sciopero. Io avevo il dubbio, l'avessi fatto anche mia moglie alla fine, mancavo. Non l'aveva fatto. Ma quello che ti voglio dire è una cosa, non è che quando gli insegnanti scioperano hanno ragione. Non è che quando gli studenti scioperano hanno ragione, non è che quando i lavoratori scioperano hanno ragione, però è un interesse costituito che va ascoltato. Spesso la politica non interagisce. Lì la riforma della buona scuola, come l'avevate chiamata, evidentemente non teneva conto dell'esistente. Non puoi dire ai X, a persone che la pensano in un certo modo, che dal giorno dopo devono avere delle idee diverse. Probabilmente non era stata preparata. Oppure non era stata preceduta da un'interlocuzione. Quando una cosa non funziona è sempre colpa tua, sono d'accordo. No, cioè, ma più che altro è evidente che io l'avrei fatta, io poi l'avrei fatta più coraggiosa. Nel senso di dire, lasciamo perdere le graduatorie, abbiamo bisogno di giovani insegnanti, perché la nostra media è la più alta, che sappiano tutti bene l'inglese e che conoscano il web alla perfezione, per fare il salto che poi questa volta sarebbe stato dirimente, no? Sì, c'è anche un passaggio, io vorrei che, vedendo gli insegnanti, anche che qualcuno che ti insegna da Mare Manzoni e che ti faccia emozionare davanti a Dante, poi va benissimo che sappia l'inglese, my incredible shish, il tema dell'inglese è chiaro, però c'è anche un punto di come tu riesci a considerare gli insegnanti che sono stati massacrati dalla didattica a distanza. Io lo vedo in questi giorni con Agnese e i figli, cioè tre figli con didattica a distanza e insegnante di didattica a distanza, fanno più riunioni di prima. Detto questo, condivido la soprattutto ci vogliono 4 PC e, come dire, io sto bene, me lo posso permettere, ci vuole una rete degna di questo nome. Quando tu vedi, pensavi di aver affossato il PC, il PC quello era con lei, il Partito Comunista. Detto questo, quello che abbiamo cercato ora, credo che il direttore abbia tra pochi minuti un treno e quindi no, è giusto che io... E tra poche ore un telegiornale. Ma questo telegiornale non è particolarmente importante quanto il treno, naturalmente, visto che considerando il tempo di arrivo dei treni un po' ci vorrà. Però la cosa che volevo dire era, da un lato, che questo nostro dibattito vuole andare nella direzione di
aiutare a riflettere sulla politica. Se qualcuno l'ha visto anche di, tra le persone che non mi amano, e ce ne sono incomprensibilmente tante, spero che faccia scattare, ed è il senso anche del libro, il desiderio di leggere, non soltanto, o forse neanche il mio, ma con più attenzione, capacità alla politica. Perché quello che dice Mentana, quando dice ragazzi ci vuole un progetto per il futuro, che lui dice nessuno ha, io dico che pochi hanno, secondo me è il tema vero. E questo forse, permettimi direttore, è anche la differenza tra chi fa politica e chi fa populismo, perché poi il populismo è seguire il sondaggio dei by day, la politica è tentare di avere una visione. Sono d'accordo con Mentana, ce l'hanno in troppi questo populismo. Posso dire però una cosa, che paradossalmente, qui chiudo per quanto mi riguarda, Orban è uno che ha una visione, ha dei parametri molto assestati, cioè poi che io non condivido nella massima parte, però la contrapposizione democrazia cristiana, come la chiama lui, non è il partito, e democrazia liberale, europeismo, sovranismo, famiglia tradizionale, famiglia liberale, cioè lui ha tutti gli alfa e gli omega, ce li ha, no? Ha un'idea e su questo costruisce, il presente che è speculare al passato, no? L'idea, quella è un'idea. Poi a me personalmente per cultura non è certo quello che mi interessa, però è un'idea. L'europeismo è stato salvato dal coronavirus. Molto d'accordo su questo, sono molto d'accordo. Però se no era su un vicolo cieco. Sono molto d'accordo, e anche sulla provocazione tua, provocazione che poi provocazione fino a un certo punto, perché è una provocazione sì, ma fino a un certo punto, di Orban che ha un'idea e gli altri no, sarebbe interessantissimo rimanere e approfondire. Chi era Viktor Orban, che stava alla guida dei movimenti per la democrazia nell'89? Cosa è diventato Viktor Orban, che era l'uomo che difendeva la democrazia contro i regimi comunisti, e oggi è l'uomo che chiude il Parlamento? Quindi anche di questo parliamo nel libro. È finita l'emergenza in Ungheria, qui no. È lo stato d'emergenza lì sì, qui no. Poi sarebbe interessante capire come lui utilizza i social per controllare, come lui utilizza i sondaggi per andare a vedere come interviene. Dopodiché Orban è la negazione dei miei valori. Io ci ho discusso spesso con lui in Consiglio europeo, persona ci siamo presi le birre tranquillamente, perché è una persona con la quale si può tranquillamente stare a chiacchierare, ma è esattamente l'opposto di quello che io penso. Quello che non mi torna, e chiudo, è che secondo me Salvini e Meloni, che scimmiottano Orban, non hanno non soltanto la visione di Orban, ma hanno soprattutto un paese che è totalmente opposto. Cioè l'Italia ha bisogno dell'europeismo, l'Italia ha bisogno della globalizzazione, l'Italia ha bisogno delle frontiere aperte. Avete visto quello che è successo chiudendo le frontiere? Secondo me il mondo è più triste. In questi mesi di lockdown tutte le frontiere erano chiuse, non c'era un immigrato, non c'era nessuno dei problemi di Salvini e Meloni, ma secondo me si stava peggio. Detto questo, siccome davvero stiamo rischiando di far perdere il treno e quindi il TG agli ascoltatori, voglio ringraziare il direttore Mentana, che si è dovuto pure servire una chiacchierata sul libro. È stata molto stimolante, e come non, la lettura. Non diciamo in che senso stimolante, ma ci aggiorniamo. E grazie di cuore a tutti. Ciao! Allora, fine, termina il video in diretta, termina.